poi ecco in azione Grabowski che tira da lontano un pallone che ha sfiorato involontariamente Bertini e che Albertosi se l'è visto spiovere just davanti alla porta e con un gran colpo di reni l'ha deviato in calcio d'angolo. Enrico Albertosi, lei ha fatto il vaccino? Avrei dovuto forse già farlo, perché hanno cominciato con gli 80 anni già da un po' di tempo in tutta Italia, purtroppo qui in Toscana col fatto che è il medico di base che te lo deve fare, riceve solo una fiala a settimana e con una fiala a settimana fa solo 6 persone e logicamente devo aspettare il mio turno. Spero che i vaccini aumentino, che almeno diano 3-4 fiale a settimana e che possa fare molte più persone, perché qui ci sono, soprattutto il mio medico di base, già credo oltre 150 anziani che hanno più di 80 anni, c'è addirittura persone di 100, 102 e ha cominciato da quelle e poi a scalare. Deviazione di Albertosi su colpo di testa di Miller. Bella parata di Albertosi al primo minuto del primo tempo supplementare. Posso chiederle quanti anni ha? Ne ho 82 a novembre. Come sta vivendo questo momento? Lo sto vivendo che è più di un anno che sono in casa, non mi muovo perché ho paura. E tra l'altro che mia moglie ha un enfisema polmonare importante e stiamo in casa. Atterrando Miller fuori area, calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Italia e Germania dei mondiali messicani del 70, lei è stato uno dei protagonisti. Trova qualche analogia tra quella partita e questo momento? Abbiamo lottato in quella partita e stiamo lottando ora contro un'altra partita ben più grave che è il Covid-19. Ora spero che con questi vaccini che arriveranno, che ci possano vaccinare tutti prima della fine dell'estate, di modo che possiamo tornare a vivere. Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora 4-3.